ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo è un nuovo video haul perché ultimamente ho fatto un po' di shopping, nel senso che ho rinnovato qualcosina, quindi sono andata a comprare cose autunnali, invernali che mi servivano in questo periodo. Qua sopra vi lascio l'haul autunnale, così vedete le altre cosine che ho comprato, magari può essere anche di spunto per regali o per cose che possono servirvi. E oggi vi mostro i nuovi acquisti. Allora, parto con un acquisto del quale sono soddisfattissima, veramente contentissima, e vi parlo delle cose che ho preso da Pinky. Allora, io ero capitata da Pinky con la mia amica Roberta, un bacio tesoro, e avevo adocchiato lì un piumino nero veramente carinissimo, però costava a prezzo pieno 59,99. sinceramente, in quel momento non mi andava di spendere così tanto, anche se comunque avevo la necessità, insomma il piacere, di rinnovare un piumino corto. Quindi vabbè, ho temporeggiato, ho detto vabbè, magari ai saldi vengo subito, così spero di trovarlo, bla 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 bla. Alla fine sul sito Pinky era uscita una promozione che se io acquistavo due prodotti nella sezione giubbotti e giacche ricevevo il 40% di sconto su entrambi i prodotti, quindi ho perso l'occasione e ho fatto l'ordine. Ho chiesto la consegna in negozio, così non ho pagato le spese di spedizione, ma ho pagato semplicemente il costo dei prodotti scontati del 40%. Allora, il giubbino, ok, vediamo cosa si vede insomma, da questa inquadratura. Comunque, il giubbino in questione è fatto così. Innanzitutto vi faccio vedere il collo, che ha questo pellicciotto, e dietro ha la zip dove c'è il cappuccio, insomma. Poi è fatto in questo modo, con queste tasche, e la cosa bellissima è che le tasche sono ricoperte di pile all'interno, quindi oh, bellissimo. E niente, poi dietro a questa ripresa con questi bottoncini, e devo dirvi ragazzi che mi sembra fatto benissimo, mi sembra anche abbastanza pesante. Io quel giorno quando avevo visto questo modello qui, ho fatto un giro anche in altri negozi come Stradivarius, Jennifer, insomma queste catene, e ne avevo trovati di altri piumini, però erano più leggeri, cioè sembravano veramente sì, più leggeri, insomma. Quindi sono contentissima di questo acquisto. Alla fine, da 60 euro mi è venuto all'incirca 35, quindi fantastico. Come secondo prodotto, insomma, per approfittare dell'offerta, ho colto l'occasione per comprarmi una giacca bordeaux. La giacca è questa qui, è abbastanza lunga, non ha bottoni, quindi rimane aperta, e non è pesantissima, ecco. Però così posso sfruttarla magari anche in autunno e in primavera, adesso magari mettendoci qualcosa di più pesante sotto o coprendomi bene sopra. Questa qui veniva 29,99, l'ho pagata sui 17,99, insomma un 18 euro, e ne sono contentissima perché mi ha permesso di prendere il giubbotto che desideravo ad un prezzo stracciato, e poi ho avuto l'occasione appunto anche di togliermi lo sfizio della giacca bordeaux che mi mancava e che desideravo. Quindi questo è tutto da Pinky, ma andiamo avanti. Altro salto l'ho fatto da H&M per prendere una cosina, insomma, così al volo. Sapete che nell'altro video vi ho mostrato il maglioncino tinta unita color ocra, senape, insomma, che avevo preso da sempre da H&M, e ne ho approfittato per prendere sempre lo stesso modello ma in versione nera. Questo qui è veramente semplicissimo, ragazzi, arriva più o meno alla vita e costa solamente 9,99 a prezzo pieno, e mi piace. Dovevo rinnovare un maglione nero perché ho dovuto buttare quello che ho utilizzato fino allo scorso anno perché si è proprio rovinato, e quindi ne ho preso uno di questa linea visto che mi ero trovata bene con il senape. E niente, così semplice, comodo, però con una camicia magari che spunta, con una bella collana, secondo me anche i maglioncini molto semplici diventano molto interessanti. Poi, durante il Black Friday, ho fatto un salto da Piazza Italia. Piazza Italia aveva scontato tutto del 30%, quindi ho approfittato per prendermi altri due maglioncini, sempre per rinnovare, insomma, i maglioni per questo nuovo inverno, ecco. Allora, ho preso questo maglioncino che li ho già messi entrambi. Questo lo sfrutto con molto piacere perché è fatto in ciniglia, si presenta in questo modo.
Ora lì lo vedete particolarmente scuro. Ecco, questa qui è la colorazione, è tutto un po' melangiato così tra il nero e il bordeaux. Questa qui è la forma, rimane anche questo non molto lungo ma largo e ha anche la manica larga che finisce più o meno a tre quarti, quindi va a mettere sempre qualcosina lì sotto. E mi piace perché è morbidissimo e molto caldo. E questo qui, ragazzi, allora i prezzi, ora non mi ricordo il prezzo dell'uno e dell'altro perché ho staccato i cartellini. Però diciamo che uno a prezzo pieno veniva 14,95 e un altro 16,95, li ho presi sempre con, insomma, il 30% di sconto da applicare su questi prezzi che vi ho detto. L'altra invece, l'altro maglioncino che ho voluto prendere, fatto in questo modo, è anche questo un tessuto melangiato, però questa volta nero, bianco, insomma sul grigio. E dà la particolarità di avere questa, insomma, questa sorta di camicetta, questo volant che c'è al di sotto, cade anche questo abbastanza non aderente, però comunque non allarga troppo. E è carina questa cosina di questo veletto sotto. Questa lunghezza vi permette di indossarlo anche con dei leggings tranquillamente. E quindi anche questo preso da Piazza Italia. Poi sono passata da The Zenith ed ho preso un cardigan. Mi serviva un cardigan nero abbastanza semplice che non avesse bottoncini, quindi rimanesse aperto, per utilizzarlo con alcuni vestitini, alcune, insomma, cosine che riesco a sfruttare bene se ho un capo del genere. Il capo in questione è, vabbè, è un cardigan, ragazzi, semplicissimo, quindi è fatto in questo modo. Non so quanto potrete, insomma, apprezzare. Comunque è un semplicissimo cardigan, l'unica particolarità è che ha le tasche qui, insomma ha delle taschine. Per il resto, insomma, è semplicissimo, è di un tessuto non pesantissimo, però comunque lo sto sfruttando tanto e questo qui è costato 22,90. Nel tema The Zenith sono andata all'outlet Calzedonia Intimissimi The Zenith, che sapete, vi ho detto che è aperto insomma, non lontano da casa mia, ve l'ho comunicato, insomma, nel video scorso, nel video haul autunnale. Non ho preso tantissime cose, di solito io quando vado lì faccio un po' incetta perché ci sono dei prezzi veramente fantastici e insomma, ve l'ho fatto capire anche nel video precedente, nell'haul precedente. Questa volta ho comprato semplicemente una maglietta, scusate ma è già stata utilizzata, comunque una maglietta semplicemente semplicissima, The Zenith, di The Zenith, è fatta in questo modo. Allora, è un po' lunghetta e alla fine termina con il pizzo. Non so se riuscite ad apprezzare. Comunque sì, insomma, questa parte finale in pizzo e mi piace molto perché mi piace utilizzare magliette del genere quando voglio che magari quando un maglioncino mi sta un po' più corto e quindi aggiungo un po' di lunghezza con una maglietta del genere. Mi piace appunto farla spuntare da alcuni maglioncini, alcuni capi di abbigliamento. E questa qua, ragazzi, pensate, l'ho pagata solamente 5 euro. Altra cosa che ho comprato è stato un reggiseno nero. Avevo bisogno di prenderne un altro, insomma, per avere un cambio con quello che invece utilizzo molto spesso, anche perché si sta comunque consumando, si sta rovinando, e sono andata a prenderne uno questa volta di Intimissimi. Il modello in questione è questo qua. Vi avvicino, insomma, una coppa per farvi vedere il dettaglio. E questo, ragazze, l'ho pagato solamente 5 euro, anche se, insomma, sul cartellino non è riportato perché c'era proprio scritto sulla sezione. Insomma, comunque l'ho comprato solamente per 5 euro, mentre i reggiseni di The Zenith stanno a 4 euro. Questa è una sorta di spaccio, diciamo, più che un outlet. Comunque, vabbè, è sì, uno spaccio di questi, insomma, di Calzedonia Intimissimi e The Zenith, e ha dei prezzi veramente super 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 vantaggiosi. Molte di voi mi hanno chiesto dove si trova questo outlet. Allora, io abito in provincia di Roma e questo outlet l'hanno aperto a Fiano Romano. Non so se qualcuno è di zona, però se no lo cercate, insomma, su internet. E ha davvero dei prezzi molto molto convenienti, quindi per me ormai penso che l'intimo verrà acquistato solamente lì. Quindi, insomma, io se mi servono cose intime o che so che posso trovare lì, è normale che vado a cercare prima lì perché i prezzi sono più convenienti. E niente, quindi questo è il reggiseno che ho voluto prendere. Ci sono tantissime cose, c'è anche il reparto uomo, c'è anche il reparto bambini, quindi, insomma, siete interessate,
Vi ho detto dove si trova, così in caso potete farci un salto se non siete troppo lontane. Ultimo pacchetto è un acquisto recentissimo, l'ho fatto da Alcott. Alcott ha cacciato fuori delle cosine per il Natale, anche insomma, dei piccoli pensierini che uno può fare o dei maglioncini a tema natalizio, veramente sfiziosissimi. Io in questa sezione, insomma, dei regali, dei pensierini di Natale, delle cose a tema natalizio, ho preso questo set di calzini. Allora, questo set di calzini è venuto solamente 4,99 euro, ragazze, e dà praticamente la Tu si presenta benissimo se volete fare un pensierino a un'amica, a un parente, a un cugino, cugina, veramente insomma carinissimo. E sono un set di due calzini antiscivolo. Allora, il primo è fatto così, quindi è blu con i pois e ha questa renna. E l'altro invece è fatto tutto così, con questi vari colori, grigio, blu, rosso, bianco, e ha questa fantasia. Io li ho presi perché questo tipo di calzini li indosso in casa, sopra il calzino che indosso normalmente, per scaldare di più i piedini. Quindi, visto che avevo rovinato alcuni di H&M che avevo da un pochino, ho colto l'occasione per prendere questi due. Alla fine, con 5 euro, ne ho presi due pezzi. E nulla, ragazzi, questi sono tutti i prodotti che ho comprato ultimamente, tutti in una sezione, diciamo, di abbigliamento. Ho fatto degli acquisti anche in tema cosmetico, sia diciamo di skincare che di trucco, ma voglio dedicarvi insomma, un video a parte per parlarvi di quelle cosine. Allora, penso, spero vivamente che i prossimi acquisti siano i saldi, quindi diciamo che mi sono un po' tolta qualche sfizio, ho comprato alcune cose, soprattutto che mi servivano. Ho approfittato anche di alcuni sconti, quindi insomma, adesso però cerco di fare la brava, aspetto i regali natalizi e niente, poi magari mi compro qualcosina con i saldi. Ho già una wishlist per i saldi, però vediamo insomma che sconti trovo e che cosa ci sarà in giro. Spero che il video possa esservi utile per acquisti insomma di questo periodo, per fare dei regali di Natale, per chiedere voi qualcosina che magari vi serve, può piacere, e lo chiedete appunto come regalo natalizio. Io vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo al prossimo video.